Le paralisi ostetriche sono lesioni nervose di tipo periferico che si riscontrano in epoca neonatale come diretta conseguenza di un traumatismo da parto. Abitualmente interessano l'arto superiore e sono l'espressione di una lesione più o meno grave del plesso brachiale. Solo eccezionalmente è interessato quello inferiore. Il plesso brachiale è costituito dai rami anteriori di C5, C6, C7, C8 e D1. Le congiunzioni delle radici formano tre fasci primari: il fascio primario superiore, C5, C6, il fascio primario medio, C7, e il fascio primario inferiore, C8, D1. Ogni fascio primario si divide in un ramo anteriore ed uno posteriore. I tre rami posteriori formano un fascio unico, fascio secondario posteriore, che si continua nel nervo radiale. I rami anteriori del fascio primario superiore e del fascio primario medio formano il fascio secondario superiore. Il ramo anteriore del fascio primario inferiore forma il fascio secondario inferiore. Ciascuno dei due fasci secondari, superiore e inferiore, si dividono a loro volta in un ramo superiore ed uno inferiore. Il ramo superiore del fascio secondario superiore si continua nel nervo muscolo-cutaneo. Il ramo inferiore del fascio secondario superiore e il ramo superiore del fascio secondario inferiore si uniscono per formare il nervo mediano. Il ramo inferiore del fascio secondario inferiore si continua nel nervo ulnare. La lesione dipende da un traumatismo verificatosi durante la fase espulsiva del parto, soprattutto quando questo avviene in modo distocico. L'allontanamento della testa dalla spalla, con un movimento di inclinazione e rotazione controlaterale, determina lo stiramento delle radici superiori del plesso brachiale, mentre la trazione forzata dell'arto in elevazione provoca lo stiramento delle radici inferiori. Il danno sofferto dal plesso brachiale è direttamente proporzionale all'entità del trauma, che può determinare una neuroaprassia, semplice contusione senza soluzione di continuità delle strutture nervose, o una assonotmesi, interruzione del solo assone senza interessamento della fibra nervosa a tutto spessore, o una neurotmesi, dilacerazione completa della fibra nervosa con interruzione del neurolemma, della guaina e del cilindrasso. Si distinguono tre forme cliniche: paralisi di tipo radicolare superiore, C5, C6, Herb Duchenne; paralisi del deltoide, bicipite, brachiale anteriore e lungo supinatore, con impossibilità di abduzione e rotazione esterna del braccio, di flessione e supinazione dell'avambraccio. Può colpire inoltre alcuni muscoli nel territorio del nervo radiale, tricipite, estensori radiali e estensore lungo del pollice, che ricevono fibre anche da C5 e C6. Scarsi o assenti i disturbi della sensibilità, che sono limitati al territorio del nervo circonflesso e del nervo muscolo cutaneo. Amiotrofia con iposviluppo dell'arto in toto. Paralisi di tipo radicolare inferiore, C7-D1, Degerin-Klümke. Paralisi dei muscoli dell'avambraccio e della mano, innervati da mediano, ulnare e radiale. Rotazione interna dell'arto appena accennata. Evidente pronazione dell'avambraccio. Anestesia a fascia sul lato mediale di tutto l'arto. L'amiotrofia interessa i muscoli dell'avambraccio e della mano e può associarsi a sindrome di Bernard-Horner, miosi ed oftalmoptosi palpebrale. Paralisi di tipo totale, C5-D1. Monoplegia flaccida totale con sindrome oculosimpatico paralitica. Anestesia completa fino a sopra il gomito. Il trattamento consiste nella fisioterapia, anche e soprattutto affidata alla mano materna, iniziata sino dai primi giorni di vita e protratta per almeno 4 mesi. Ad essa
hanno sempre affiancati cicli di elettroterapia, termoterapia e massoterapia. Nelle forme inveterate si ricorre alla terapia chirurgica. Nella paralisi completa del deltoide, se sono funzionanti i muscoli del gomito e della mano, si può ricorrere all'artrodesi scapolo-omerale oppure al trapianto del pettorale o del trapezio sull'omero, associando eventualmente, se vi è la subluxazione dell'epifisi omerale con rilassamento capsulare, la sospensione omerale secondo Ober. Buoni risultati si ottengono anche con la tecnica di Scott Stilt, nella quale il grande pettorale viene staccato dalle inserzioni sternoclavicolari e rovesciato in alto per essere inserito con punti osteoperiostei all'occipite, al legamento della nuca e alle masse muscolo-legamentose paraspinose cervicali. Nella paralisi del bicipite brachiale si può ricorrere al trapianto dello sterno cleidomastoideo sull'omero secondo Bühnel, che allunga i capi distali di questo muscolo con un lembo di fascia lata e li fa passare al davanti della clavicola, portandoli per via sottocutanea fino al tendine del bicipite. Lo stesso autore esegue il trapianto dal tricipite pro bicipite, prolungando il tendine tricipitale con un innesto di fascia lata sino ad inserirlo sulla tuberosità radiale mediante una sutura pull-out. Nelle paralisi del polso, quando il deficit interessa globalmente flessori ed estensori del carpo, mentre quelle delle dita sono abbastanza funzionanti, è indicata l'artrodesi radiocarpica. Se è compromessa solo l'estensione, si può ricorrere alla trasposizione del muscolo pronatore rotondo o del flessore ulnare del carpo sugli estensori radiali. Nella paralisi degli estensori delle dita si ricorre alla trasposizione del flessore ulnare del carpo sull'estensore comune delle dita e del palmare lungo sull'estensore e sull'abduttore del pollice. Le paralisi presenti alla nascita a carico dell'arto inferiore sono molto rare e vengono anch'esse attribuite a un traumatismo verificatosi durante l'espletamento del parto con gli stessi meccanismi delle paralisi ostetiche degli arti superiori. Nella maggioranza dei casi la lesione consegue a una presentazione podalica del feto. Il più delle volte risulta interessato solo il nervo sciatico-popliteo esterno. La situazione clinica consiste in un atteggiamento in equinovarismo del piede per paralisi del tibiale anteriore, dell'estensore comune delle dita, dell'estensore lungo dell'alluce e dei peronei, con impossibilità alla flessione dorsale della tibia tarsica, all'estensione dell'alluce e delle dita e alla pronazione del piede. La prognosi è buona e la ripresa funzionale dei muscoli lesi è in genere quasi totale.